Io mi presento, sono Emma, faccio parte dello staff del Dipartimento Educativo del Museo Orn. Stiamo nuovamente parlando d'arte, questo è il terzo incontro. Oggi parleremo dell'opera che vedete qua davanti, di quest'opera di Filippino Lippi. Entriamo e vediamo il museo. Questo è il museo. Sulla sinistra vedete l'opera di cui parleremo oggi. Vedete, siamo all'interno di un palazzo rinascimentale che ha all'interno una collezione molto eterogenea. Ci sono dipinti, statue, ma anche mobili e oggetti che ci raccontano la vita nel Rinascimento. Questa collezione è all'interno di Palazzo Corsi, quindi siamo in pieno centro storico a Firenze, in Via De Benci, e si chiama Museo Orn perché prende il nome da Herbert Percy Orn. Vi faccio vedere Mr. Orn. Orn era un architetto inglese, uno studioso, un collezionista, un personaggio molto eclettico, ha fatto tante cose diverse nella sua vita. Nasce a Londra nel 1864 e arriva a Firenze alla fine dell'Ottocento. Arriva a Firenze e poi in realtà rimarrà a Firenze fino all'anno della sua morte, nel 1916, innamorato di Firenze, del Rinascimento fiorentino, dell'arte fiorentina, poi farà di Firenze, diciamo, la sua patria. Orn arriva per la prima volta a Firenze nel 1894 perché deve scrivere un libro che gli è stato commissionato dagli editori Bell, un libro che parla di Botticelli. Vi faccio vedere il frontespizio di questo libro, vedete? Gli commissionano un libro su Sandro Botticelli che deve entrare a far parte della collana I Grandi Maestri. Quindi arriva a Firenze per studiare le opere di Botticelli, ma a fare anche un accurato e attento studio dei documenti di archivio su Botticelli. Quindi entra proprio dentro al mondo del Quattrocento fiorentino, si appassiona a questo periodo, al modo di dipingere di Botticelli. Entra talmente tanto dentro a questo mondo che poi questo lo spinge in effettivo a cominciare a collezionare tutte le opere d'arte del Rinascimento italiano. E scrive questo libro, ma la gestazione è molto lunga, lo pubblica nel 1908, ha in mente di pubblicare un altro libro sulla scuola e la bottega di Botticelli, ma poi in realtà non riuscirà mai a portare a termine questa cosa perché, come vi dicevo prima, muore molto presto. Il 1808 è un anno importante per Orn perché pubblica il libro ma riesce a fare anche un grande acquisto. E qua vi mostro il documento di questo acquisto. Sulla sinistra vedete il documento per intero e sulla destra invece vi ho evidenziato alcuni punti. Il documento in questione è conservato nell'archivio della Fondazione Orn. Orn, oltre a donarci tutte le opere d'arte, ci ha lasciato anche un fondo archivistico davvero importante. Lui ha conservato praticamente tutto. Abbiamo tantissime lettere che raccontano quello che lui ha collezionato, ha fatto, e poi i documenti di acquisto, che sono molto importanti perché i documenti di acquisto ci aiutano a ricostruire la storia delle opere e quindi a capire come sono arrivate al museo e anche che cosa hanno fatto prima di arrivare, ecco, in collezione. E qua vedete, allora, in alto a destra, vedete la data, Firenze, 28 settembre 1908. Poi vedete Lire 3000, Filippo Torrigiani, che è colui che gli ha venduto quest'opera, e in basso invece vedete c'è scritto, questo è in inglese, diciamo un pannello di un cassone ascrivibile a Filippino Lippi dalla collezione Torrigiani. E qua diciamo lo descrive come un pannello con una figurina di donna, un paesaggio, quindi va proprio nel dettaglio, quindi diciamo che questo è chiaro che in questo documento si sta parlando dell'opera che appunto è la protagonista del nostro racconto di oggi. Qui si dà già un'attribuzione dell'opera, si parla di Filippino Lippi. Filippino Lippi è uno dei maggiori allievi di Sandro Botticelli. Quindi Orn arriva a quest'opera un po' grazie ai suoi studi, quindi lui studia Botticelli, arriva anche a studiare la bottega e si innamora anche appunto di Filippino Lippi. Quest'opera qua
È un'opera che adesso vi faccio vedere, che è molto cara a Horn, perché è l'opera in qualche maniera che più si avvicina a Botticelli fra quelle che lui ha in collezione, perché pensate, studia Botticelli una vita intera, prova tutta la vita a collezionare un'opera di Botticelli, ma non ci riesce mai. Botticelli è caro, è sul mercato, è difficile da trovare e ci vuole un po' di fortuna. Horn è molto fortunato su altri acquisti, per Botticelli diciamo non ha questa fortuna, quindi non riesce mai ad acquistarlo. Quest'opera, quando Horn l'acquista appunto dalla famiglia, l'acquista, ma i Torrigiani ne avevano diverse insieme a quest'opera qui, che facevano in origine parte di un'opera unica. Vi faccio vedere di quello di cui sto parlando. Vi dicevo, queste opere erano tutte in collezione Torrigiani, cioè nel 1908, quando Horn acquista quest'opera, ne trova in realtà altre quattro, questa, le due in alto, e nella linea più bassa invece soltanto le due a destra, quest'opera qua non era in collezione Torrigiani. Questo diciamo, ha fatto pensare fin dal principio che tutte queste opere fossero collegate, che fosse una opera unica, poi frammentata, che a un certo punto della storia si sono ritrovati all'interno della collezione Torrigiani, il che ha fatto un po' pensare che in realtà queste opere fossero pensate fin dall'inizio per questa famiglia, una famiglia nobiliare fiorentina di lunga data, però poi in realtà sembra che siano arrivate alla famiglia in un secondo momento, che all'inizio non fossero pensati per loro. Queste opere sono parte di due mobili. Ora, è molto difficile ricostruire in questo momento nella nostra mente quello che doveva essere i due mobili, però vi voglio aiutare facendovi vedere un attimo un'opera che è coeva, che un po' forse vi dà l'idea. Si tratta di un cassone, appunto. I cassoni sono mobili, generalmente i cassoni sono fatti in legno e sono mobili pensati per la camera da letto. Erano sempre fatti in coppia, perciò i cassoni sono doni nuziali, quindi al matrimonio della figlia i genitori in dote danno queste due cassapanche, queste due casse decorate, che possono essere decorate soltanto soltanto di legno, quindi con un legno intarsiato, intagliato, a volte dorato, oppure possono essere dipinte soltanto nel fronte, nei laterali, oppure dipinte all'interno, dipinte sopra, dipende un po', ecco, dal gusto del momento. Quest'opera qui, chiaramente, questa che vedete adesso, non è l'opera di Filippino Lippi, ma è un cassone coevo. Mi piaceva farvi un po' capire come doveva essere in origine il cassone da cui proviene l'opera in collezione Horn. Vedete che a sinistra qui c'è un piccolo dipinto e poi una parte centrale più lunga, dall'altra parte ci sarà stato sicuramente un'altra parte, un altro laterale. E vi faccio vedere quindi come è ricostruito il primo cassone. Quindi al centro c'era questo pannello più lungo e poi i due laterali. Quello che colpisce, guardando un attimo queste didascalie, è che queste opere in realtà in questo momento sono in tre musei diversi e non solo, ma anche in tre stati, anche in due continenti diversi, perché quello più a sinistra è in Canada, quello al centro è in Francia e poi a destra è quello del Museo Horn. Spero di avervi un po' spiegato la struttura del cassone. Leggevo che una signora mi chiedeva per chi è stata fatta, per quale fanciulla è stato fatto questo cassone. In realtà purtroppo non lo sappiamo. Si pensava che fosse appunto fatto per la famiglia Torrigiani, perché nel 1475 c'è un matrimonio fra la famiglia Torrigiani e Tucci, si pensava che fosse stato fatto in quel momento, ma in realtà questa ipotesi è sfumata, quindi non sappiamo davvero per chi è rivolto questa coppia di cassoni. Vorrei raccontarvi la storia di questi cassoni. I cassoni appunto sono pensati in coppia, quindi la storia comincia in questo cassone, ma finisce nel cassone successivo. Quindi adesso comincerò a raccontarvela, poi continueremo appunto nel secondo cassone. Quello che dovrebbe già esservi un po' chiaro così alla prima occhiata è che il grosso della storia viene raccontato al centro, nel pannello frontale, mentre i due laterali sono dedicati a due figure, in questo caso due figure femminili. Questa storia viene direttamente dal libro di Esther.
quindi una storia biblica, siamo nell'Antico Testamento e i protagonisti di questa storia sono prima di tutto Assuero, che è il re della città di Susa, dove è ambientata questa storia. Assuero lo vedete che è al centro, qua in trono, questo re, rappresentato anche piuttosto anziano. Poi abbiamo Vasti, che è la moglie di Assuero. Vasti è una regina abbastanza lussuriosa e non, diciamo, non tanto ligia alle regole. E poi abbiamo Esther, che è una giudea, che ha perso i genitori, che viene quindi in qualche maniera adottata e protetta dallo zio Mardocheo. Mardocheo, anche lui, è un ebreo e non si mette in buona luce di fronte a uno dei ministri e consiglieri del re, cioè Amman. Amman è presentato come un personaggio malvagio, che costantemente fa degli intrighi anche contro il re stesso e soprattutto diciamo ha una certa avversione verso Mardocheo che più volte, secondo Amman, non ha avuto rispetto per lui. Quindi questi un po' sono i personaggi, no, della storia. Chiaramente la storia è una storia molto complessa raccontata in tutto questo libro della Bibbia. Qua ne abbiamo un po' una sintesi, è un compendio, si scelgono soltanto alcuni episodi. Partendo quindi dal pannello centrale, vediamo in trono il re Assuero e davanti a queste bellissime donne che sfilano. In particolare ce n'è una davanti a lui con questa veste rosa che è Esther. Infatti lui sta scegliendo fra le più belle donne della città di Susa. Ma vi dicevo prima che in realtà Assuero ha una moglie. Quindi dobbiamo un attimo tornare indietro perché l'antefatto di questa scena è nel retro. Vedete dietro gli archi, sia a sinistra che a destra, ci sono delle piccole scene. A sinistra si vede un banchetto perché Assuero indice questo banchetto e chiede che presenzi anche la moglie. La moglie Vasti vuole far vedere moglie ai commensali e sfoggiare, diciamo, in qualche modo la bellezza della moglie. La manda a chiamare, ma Vasti in realtà è intenta in tutt'altre cose. E si parla di questa scena qua a destra. Vi faccio vedere la scena un po' ingrandita, vedete? E qui c'è Vasti che in contemporanea nel suo gineceo sta facendo un altro banchetto. Quindi è a tavola, vedete, con questo drappo dietro, e davanti a due servi che gli stanno dicendo che il re la vorrebbe al suo cospetto. Vasti si rifiuta. E la conseguenza di questo suo rifiuto è che sulla sinistra, vedete, le tolgono la corona. Non solo le tolgono la corona, ma a destra, lo vedete, viene proprio espulsa dalla città e non ha più il suo attributo regale. La corona gli è stata tolta, appunto, quindi lei sta uscendo proprio fuori dalle mura di Susa. Quindi torniamo un attimo indietro e ripartiamo dall'inizio e qui vediamo Esther che in contemporanea invece entra all'interno delle mura. Sfila davanti ad Assuero perché Assuero, una volta che ha ripudiato Vasti, è alla ricerca di un'altra bellissima donna da prendere in moglie. E qua è proprio raccontato il momento in cui lui pone il suo scettro su Esther, scegliendola. Quindi qua si svolge la prima parte e poi la storia continua sul secondo cassone. Questo secondo cassone ha nei laterali, diciamo, due protagonisti maschili. Quindi di là c'erano le donne e nei laterali, qua invece ci sono gli uomini. Si riparte sempre dal centro, quindi vedete al centro di nuovo Assuero in trono, vestito come prima, con la stessa impostazione, e poi di nuovo delle scene che ci raccontano quello che poi avviene proprio in effettivo davanti. A sinistra abbiamo Mardocheo. Mardocheo vi ricordo che era lo zio di Ester. Lo vedete che è disperato. Mardocheo sta piangendo davanti al palazzo e ha strappato le vesti e vedete proprio la testa fra le mani. Questo perché è venuto a sapere che Amman sta congiurando contro il re per firmare un editto che prevede lo sterminio di tutto il popolo ebraico. E quindi Mardocheo ovviamente è disperato. Non può raccontare questa cosa al re perché lui non ha modo, diciamo, di parlare direttamente con il re e quindi trova come escamotage Esther, cioè Esther può fare da intermediario. Infatti lo vedete sulla sinistra, è di nuovo con tutte le vesti strappate in terra, un po' nella stessa posizione, con davanti Esther con
che sta ricevendo questa notizia. Quindi Mardocheo gli sta raccontando quello che c'è in atto in questo momento all'interno del palazzo e quella che sarà un po' la sua sorte, perché anche Ester, appunto, è una giudea. Ester quindi si fa coraggio e decide di portare avanti questa richiesta di Mardocheo e va al cospetto del re, del marito. E la vedete insieme alle sue ancelle, le stesse di prima che l'accompagnavano da Mardocheo, soprattutto chiede supplica per il suo popolo, supplica che poi viene accolta ecco, dal re. Nella parte destra vedete in fondo un'impiccagione, vedete un uomo impiccato e poi di nuovo con questa veste azzurra inconfondibile si ritrova Assuero e poi vedete una donna e di nuovo Ester, quindi c'è di nuovo un colloquio privato fra Ester e Assuero in cui Ester gli racconta non solo di quello che sente riguardo al suo popolo, ma anche di tutto quello che Amman sta facendo, che sta congiurando contro il re e tutto quello che succede intorno, grazie a Mardocheo. E quindi appunto poi c'è l'impiccagione di Amman. L'ultima scena vede il trionfo di Mardocheo. Vedete Mardocheo che prima era in stracci e disperato, adesso è eretto a cavallo in trionfo. Quello che lo sta portando in trionfo il personaggio, secondo la Bibbia, sarebbe Amman, che prima di morire viene ulteriormente umiliato e quindi costretto a portare in trionfo Mardocheo che lui appunto voleva uccidere. In realtà, per come è descritto qui, sembra in realtà Assuero, i vestiti sono gli stessi, la stessa rappresentazione, quindi ci potrebbe essere anche un po' una licenza, potrebbe semplicemente voler dire che si vuole in qualche maniera dare ancora più credito a questo trionfo di Mardocheo facendolo portare in trionfo dal re stesso. Però ecco, il racconto della Bibbia è davvero davvero molto complesso, quindi non è qua ne viene raccontato gli episodi salienti, ecco, comunque è un racconto funzionale per il messaggio che un po' si vuole trasmettere. Vorrei soltanto dirvi due parole su chi ha realmente dipinto quest'opera e lo faccio usando questa immagine. A sinistra vedete una riflettografia del dipinto, quindi vedete il disegno preparatorio. Horn è il primo, no, a dire che si parla di Filippino Lippi, l'abbiamo letto prima insieme nel documento di acquisto, però tutto questo insieme di opere, quindi questi due cassoni, sono commissionati in origine a Sandro Botticelli. Vi dicevo che Filippino è il suo pupillo, è uno dei suoi artisti di bottega e a questa data, quindi 1475, Filippino aveva 17-18 anni, era molto giovane. Quello che quindi sappiamo è che Botticelli ha impostato i due cassoni, quindi ha scelto la storia o comunque ha interpretato la storia, forse la storia l'ha scelta direttamente chi gli ha commissionato l'opera, ma diciamo ha scelto come raccontarla, ha impostato i pannelli centrali con tutta la complessità del racconto. Vi dico che lo fa anche in altre opere, ci sono altri cassoni di Botticelli, in particolare uno con le storie di Lucrezia, uno con le storie di Virginia, quindi è una cosa che lui ripete. Quindi Botticelli sicuramente alla commissione, imposta tutto e poi si fa aiutare, diciamo, da Filippino. Quello che sappiamo è che probabilmente, vi rimetto l'immagine precedente, quest'opera qui a sinistra, che è in collezione Pallavicini a Roma, probabilmente è proprio di mano di Botticelli completamente. Forse Botticelli ha contribuito anche nel Trionfo, però in generale, ecco, l'opera poi sembra che sia stata realizzata poi da Filippino Lippi nell'effettivo. Quindi Filippino ha potuto mettere un po' del suo, sicuramente nella parte poi dei paesaggi, che prima aveva colpito molto il paesaggio, effettivamente il paesaggio c'è tanto di Filippino, e comunque anche la sua mano, ecco, sicuramente c'è. Ecco, Horn definisce quest'opera very charming, quindi molto affascinante. Però diciamo è il primo a riconoscere che non è la mano di Botticelli, soprattutto nell'opera poi che lui acquista. Quello però che mi piace sottolineare è che nell'idea del Rinascimento, in realtà quest'opera è un'opera di Botticelli, perché la commissione è a Botticelli, il pagamento è a Botticelli, quindi
In realtà è un'opera che è pensata da lui e poi è lui che condivide il suo lavoro con la bottega e la condivide anche in particolare, diciamo, con Filippino Lippi. Quindi c'è un'idea molto diversa, no, dell'attribuzione che abbiamo noi oggi. Oggi è quell'artista, è l'altro artista. Invece nel Rinascimento c'è un'idea molto più complessa. E quindi Horn non è riuscito ad acquistare un Botticelli nella sua vita, ma diciamo che forse con quest'opera possiamo dire che ce l'ha fatta. Non so se poi Horn sarebbe stato d'accordo, però possiamo dire che in effettivo questa è un'opera che si può definire di Botticelli.